Ma perché la Lega ci crede e ci tiene a Udine e a Friuli Venezia Giulia. La sinistra mi accusa, Salvini è venuto tante volte. Sì, oggi sono qua per ringraziare i cittadini di Udine e Friuli per il grande risultato incredibile per Massimiliano Fedriga, per il centrodestra e per la Lega. Evidentemente il lavoro paga, a Udine c'è gente concreta, pragmatica, e quindi non veniamo a far filosofia. L'impegno da ministro dei trasporti è di realizzare quello di cui si chiacchiera da anni, e quindi il nodo ferroviario di Udine, separare merci da passeggeri e togliere i passaggi di livello. Col mio incarico sto incontrando anche tanti imprenditori, parlavo con Rizzani Decker, ad esempio, che è proprietario di una grande area privata dismessa, di cui stia ragionando, su cui ha intenzione di procedere con bonifiche e investire per un grande progetto multifunzionale per restituire quest'area alla città. Quindi portiamo atti e fatti concreti. Che poi la Lega abbia portato 5 ministri a Udine per raccontare quello che faremo e quello che abbiamo fatto, vuol dire che, a differenza di qualcun altro, noi in questa città, in questa terra, ci crediamo. Il risultato di domenica scorsa lo dice. Spero che tanti cittadini tornino a votare domenica prossima, perché se tornano a votare le persone che hanno già votato domenica scorsa, la partita è chiusa. Io penso che l'accoppiata Fedriga-Fontanini sia stata e continua a essere una grande accoppiata. Da milanese che vive fra Milano e Roma, invidio la pulizia di questa città, che paga la TARI, la tassa rifiuti più bassa d'Italia. Peraltro, quindi riuscire a pagare la tassa rifiuti più bassa d'Italia ai cittadini, avere una città così bella e così pulita, è tanta roba. Cioè, il sindaco Fontanini è stato in grado di, in una forte collaborazione e sinergia tra regione e comune, penso, a dare delle prospettive importanti a questa città. Io condivido molto anche come è impostato la campagna Fontanini, in modo molto serio, portando scelte coraggiose che ha fatto per questa amministrazione comunale, e per dare prospettive alla città di Udine. Quindi anch'io l'appello che faccio è di scegliere Pietro Fontanini la prossima domenica e di proseguire con una continuità amministrativa che è fondamentale per costruire, perché altrimenti la politica dei no, del va male tutto, la politica del arrivo io e risolvo i problemi del mondo, è una politica fallimentare che il giorno dopo purtroppo svela tutte le sue mancanze, e questo dopo a pagarle non è chi vince o chi perde, ma è la comunità che viene amministrata.